artista e compositore nasitano Calogero Giallanza, anche nel 2018 svolgerà un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Il 21 gennaio, primo appuntamento in Vaticano per la presentazione del film su Sant'Agostino, per cui il maestro Giallanza ha composto la colonna sonora. A fine mese il maestro si trasferirà in Libano, a Beirut, per la settimana organistica libanese. Ad aprile invece Giallanza sarà in Cile e in Argentina, insieme alla pianista orlandina Lida Ratto e all'attore siciliano Francesco Randazzo, per portare in scena, in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Luigi Pirandello, lo spettacolo teatrale musicale Malie della Luna, ispirato dalle opere dello scrittore siciliano. Già abbiamo fatto questo spettacolo già in Perù, in Colombia, in autunno. E infatti proprio è uno spettacolo teatrale, cioè a dire teatro e musica su Pirandello, che quest'anno sono i 150 anni dalla nascita, e insieme diciamo ad Alida Ratto, che è originaria proprio di Capodorlando. È una cosa molto importante anche riuscire a dare voce anche a, diciamo, ad artisti che forse neanche sanno che le persone che vivono a Capodorlando, vivono in Ebrodi, invece diciamo sono molto apprezzate in giro per l'Italia e nel mondo. E questo è uno spettacolo molto interessante, perché parla proprio della Sicilia, soprattutto di questi testi pirandelliani, e grazie anche al drammaturgo e attore Francesco Randazzo, che sarà la voce recitante. E invece ad aprile saremo sia in Cile che in Argentina. Il progetto artistico di Giallanza è caratterizzato dall'incontro tra la musica classica contemporanea e la world music, in particolare i suoni e i ritmi del bacino del Mediterraneo.